da tutte le compagne e i compagni, che in questi 2 anni ci siamo un po' ritrovati inventandoci questa idea del laboratorio, la riscossa. Noi diciamo, non insorgiamo, facciamo la riscossa. Insomma, credo che ci potremo trovare insieme a quelli che insorgono. Grazie molto a Left, io parlo anche a nome di Left. Chiedo scusa per qualche sbavatura nella presentazione che dipende, diciamo, dal lavoro redazionale, ma insomma Left è il settimanale che ci ha seguito tantissimo, dato spazio alle nostre riflessioni e ci ha permesso di fare un libro che vi chiediamo ancora di acquistare, Lezioni Meridionali, che contiene un po' tutte le nostre elaborazioni. Grazie moltissimo alle compagne di Manifesta che ci hanno seguito. Dalla Camera al Senato, Paola Nugnez, in primis, ma dico lei per dire anche insomma tutte le altre, la compagna Suriana qui presente. Quindi. Auguri, tra l'altro, visto che hai fatto il compleanno 2 giorni dopo mia moglie. Grazie di esserci. Detto questo, come diceva Roberto Morea, introducendo, insomma, abbiamo voluto dare questo taglio sin dall'inizio globale, insomma, perché il Sud è. Viene descritto spesso come luogo territorialmente subalterno, invece per noi è un punto di vista complessivamente alternativo. Giustamente Loredana ha dedicato alla tragedia curda l'inizio, insomma. Io vorrei dedicare altrettanta empatia umana all'ennesima tragedia che abbiamo avuto a Ceuta e Melilla, una vera e propria strage che conferma che queste frontiere, le frontiere del mondo, quelle del Messico, quelle della Palestina, ma parliamo di noi, le frontiere della cosiddetta Unione Europea sono diventate dei cimiteri, ovunque, dovunque. Insomma. Roberto stava a Madrid, fortunatamente c'è stata una manifestazione immediata a Madrid, ma insomma, e la cosa che colpisce è che mentre c'era questa strage a Madrid si stava per la. Per avere un controvertice rispetto al vertice della NATO, vi invito ad andare a leggere queste paginette della NATO, sono impressionanti, sono un teorema di suprematismo occidentale. E tra le altre cose si decideva che le frontiere saranno guardate dalla NATO stessa. Insomma. La prossima volta a Ceuta e Melilla ci saranno non solo quelli del Marocco, diciamo, a cui si lascia fare per vicende geopolitiche, ma anche quelli della NATO. In realtà questa NATO che presidia le frontiere, oltre Frontex dunque, è proprio il simbolo del neoatlantismo. Io credo che noi stiamo cambiando fase, dobbiamo ragionare. Ho scritto per Transform la prossima settimana che è peggio della guerra fredda. Perché lì, insomma, diciamo, c'era ancora il ricordo della lotta al nazifascismo, c'era un mondo che si divideva, ma insomma anche con elementi che lo unificavano, ad esempio il bisogno di migliorare la vita delle persone il più possibile, e poi c'era un qualche cosa che teneva, una sorta di ideologia. Qui siamo di fronte al primato della forza. Ho detto, il suprematismo occidentale è impressionante, insomma, ricorda periodi oscuri. Naturalmente si accompagna all'autoritarismo che vediamo in altre parti del mondo, però è veramente impressionante. Sì. L'idea che la NATO presidi le frontiere, ma non in termini difensivi, ma perché bisogna presidiare la superiorità dell'Occidente nei confronti di qualsiasi nemico, Ciao Roberto. e in questo momento i nemici sono a sud, quelli che possono premere sulla fortezza Europa, come l'abbiamo chiamata, e ad est, contemporaneamente, perché il nuovo nemico su cui si costruisce diciamo, una nuova identità neoatlantica è la Russia e poi dietro la Cina, insomma. Di cui naturalmente non ci sfuggono le responsabilità, sono anche su, vorrei dire, però Putin ha fatto, sappiamo bene, insomma, e anche perché io ho avuto l'occasione nella mia vita di andare a contestare Putin al G8 a Pietroburgo, ci arrivò solo il mio gruppo parlamentare al Parlamento europeo, eravamo solo noi in uno stadio dove c'erano 500 valorosi democratici russi circondati da cani lupo e da un intero esercito. Quando arrivammo ci dissero grazie di stare qua perché noi eravamo stati a Firenze al Social Forum. E lo dico questa storia della NATO alle frontiere perché viene meno
l'insieme del sogno europeo, quello antico, quello... A me è sempre piaciuto moltissimo un libro di Bauman, un filosofo che voi conoscerete, che si chiamava L'Europa è un'avventura, e che raccontava questo mito della principessa Europa, da cui viene il nome di Europa, e, insomma, questa storia di questa principessa Fenicia che viene rapita, e quando il fratello la va a cercare, si rivolge a quello che fa le profezie, insomma, che gli dice: guarda, tanto non la troverai più, però tu la devi cercare. E mentre la cerchi, mano a mano che fai strada, costruisci ovunque possibile una città. Quindi quest'idea dell'avventura, dell'avventura come costruzione umana delle città, che Bauman riprendeva, Matijevic parlava molto di questa Europa mediterranea. Pensate che l'Europa come territorio carolingio viene fuori da solo dopo la vittoria di Poitiers contro i turchi, nel momento in cui si comincia a manifestare da parte di un monaco spagnolo quest'idea dell'Europa appunto carolingia. E insieme a questo mito antico dell'Europa come avventura, come altra globalizzazione, potremmo dire, insomma, Matijevic dice il mare che unisce e non divide, quella pensata, cito insieme delle personalità diverse, che sono Berlinguer, Brandt, che sono Palma, penso a quello che è finito adesso di essere la Svezia e come la pensava invece Olof Palme, penso a Brandt del rapporto nord-sud, dell'idea che l'Europa dovesse vivere nel rapporto con i sud del mondo, cioè un'idea larga dell'Europa appunto come avventura, come un'idea della globalizzazione prima che invece ci fosse la globalizzazione finanziaria che abbiamo conosciuto. L'Europa dall'Atlantica agli Urali, quella mediterranea e contemporaneamente dall'Atlantica agli Urali. Vedo appunto, cioè qui Giovanni Russo Spena, tanti della nostra, siamo cresciuti con questa idea pacifista, siamo andati a prendere le botte a Comiso, poi sempre al sud è capitato di prendere le botte perché è uno dei territori militarizzati, come sa bene Nando Mazzeo che ce ne parla spessissimo. Beh, queste idee d'Europa sono distrutte in nome di un neoatlantismo che è privo anche di valori, è semplicemente un suprematismo degli interessi di potenza che mette insieme le armi come grande logica della potenza, con un disastro sociale e climatico insieme. Guardate che il fatto che la Corte Costituzionale negli Stati Uniti contemporaneamente tolga il diritto di aborto e limiti l'intervento dell'EPA, dell'Agenzia Ambientale, sulle questioni climatiche, la dice lunga. Il fatto che poi la superiorità ideologica e strutturale in quel paese, in questa realtà atlantica, è data da queste questioni. Noi di questo percorso abbiamo parlato su Transform quando abbiamo ricominciato a scrivere settimanalmente su Transform, spesso anche su Left. Abbiamo parlato allora di una guerra dei 30 anni, erano 30 anni dall'89. Adesso potremmo dire la guerra dei 33 anni, che appunto ci riporta a Cristo che si è fermato adesso. Ma se ci pensate, guerre combattute proprio dentro l'Europa, come quella della Jugoslavia, che è stata la distruzione della Jugoslavia, o penso agli accordi infami. La direttiva per il respingimento dei migranti, gli accordi con i dittatori, e poi penso a come l'Europa ha trattato le rivolte arabe, che potevano essere una svolta, le ha trattate riproponendo con i singoli paesi gli stessi accordi fatti con i dittatori precedenti, pari pari. Una logica semplicemente di rapina delle persone e delle risorse di questi paesi. Noi, al contrario, mi avvio alla conclusione, abbiamo lavorato su un'altra idea. Sono molto contento che c'è qui Mimmo Rizzuti, altre compagne, Laila, così via, con cui abbiamo fatto ben due social forum mondiali a Tunisi. Noi siamo andati a Tunisi con l'idea che lì ci fosse l'avvio di un'alternativa a questo percorso che avevamo indicato 30 anni fa, che sarebbe andata così, e sta succedendo precisamente quello che avevamo indicato. Abbiamo parlato di euro mediterraneo come alternativa, fondata sulla pace, sulla cooperazione, sulle politiche climatiche, sulle politiche economiche e diverse e su un'idea di democrazia. E infatti abbiamo pensato l'euromediterraneo come cittadinanza che potrebbe essere sperimentata sul livello del Mediterraneo e contemporaneamente come interparlamentarismo anche nei confronti del Parlamento europeo, dei vari parlamenti nazionali, una logica di cooperazione. L'ho detto, peggio della globalizzazione c'è cioè la rottura della globalizzazione per vie geopolitiche.
che negano qualsiasi idea economica e ambientale e sociale. Siamo dentro un mondo orwelliano oramai, che ha da una parte l'autoritarismo, dall'altra parte quelle che sono delle vere e proprie democrature. Lo dico alla compagna Soriano, come possiamo chiamare il governo Draghi se non l'avvio di una democratura in cui oramai diciamo, non c'è più neanche la parvenza di quelle che sono le regole costituzionali e parlamentari. Per questo abbiamo bisogno di riprendere insieme l'idea dell'Europa mediterranea, dagli Urali all'Atlantico, la voglio rovesciare, un'altra idea di mondo globale fondato sulla democrazia, sulla giustizia e sull'ambientalismo, di cui abbiamo sempre più bisogno, visto le condizioni in cui siamo. A questo credo che dedichiamo il primo panno, credo che molti degli interventi saranno questa, altri probabilmente mi arricchieranno, e vi ringrazio di avermi dato la parola.